E rieccoci, questo è il momento della trasmissione che mi piace di più, l'intervista emotiva, emozionale, ma chissà poi dove si porta. E oggi incontrerò un'artista poliedrica, cantante, attrice, vediamo di chi si tratta. Ed eccola, Anna Capasso, buongiorno, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a te e buona domenica a voi da casa. Faccio una cosa, questa è per te perché noi qualche tempo fa abbiamo un po' litigato sui social, quindi, quindi te la do col cuore. Grazie perché mille. Può capitare un incidente di percorso e mi fa molto piacere ritrovarti. Grazie, spero tu piacere possa mio. Accettare questa rosa. Bellissima, veramente. Trasportata una rosa, come direbbe il mio amico Marco Calone. Cara Anna, cantante, attrice, testimonial di tante cose anche a sfondo benefico, presidente del premio Arcobaleno, giusto? Ideatrice. Insomma, ti dai tanto da fare e oggi vediamo se riusciamo a scovare qualche lato inedito di Anna e lo faremo attraverso le nostre parole, delle parole che. Iniziamo dalla prima, dai, vediamo dove andiamo. Eccola. Passione. Che è un po' quella che accomuna un po' tutti e quella che forse spinge, no? A fare sempre di più. Sì, la passione per me ha due risposte. La passione è quella che tu affronti ogni giorno il lavoro che ti piace, perché deve essere anche una passione per farlo bene. La passione per il canto, la recitazione, che in me sono nati prima come passione e poi sono diventati un lavoro. E poi c'è la passione, quella che tu metti nei rapporti umani, no? La passione in amore, quando incontri una persona che ti fa battere il cuore senza un perché. E quindi per me questo vuol dire passione. La tua vita gira un po' intorno alla passione, no? Immagino. Sì, sì, sempre girato intorno alla passione. Senti, perché... ma se dovessi scegliere tra... Lo so che è difficile, è una domanda forse anche stupida, tra il canto e la recitazione, no? Che forse sei grintosa anche quando canti, anche in teatro, ma c'è una cosa che prevale oppure... Guarda, è una domanda che mi fanno spesso e non riesco a stare senza. Senza cantare, senza recitare. Sono nati me insieme e quindi non ne potrei fare a meno. E come ti dicevo prima, la passione, no? La passione tu la incontri, arriva... Quante volte ci innamoriamo senza neanche aspettarcelo? Ci sono quegli amori che ti prendono, ci sono degli sguardi che ti prendono. A volte ti puoi innamorare anche guardandoti negli occhi. Quindi così anche nel lavoro. E a te è successo? A me è successo più di una volta. Ah, vedi? E diciamo che ci deve succedere sempre, no? Poi chiaramente scegli una strada, non puoi essere... No. Però secondo me la passione dentro ognuno di noi deve restare sempre e ci dobbiamo sempre sorprendere. E questo è bello, è vero, sono d'accordo con te. Prossima parola. Sorprendere, è vero. Fede. Ce n'è. Ce n'è tanta. Ce n'è tanta, sì. La fede anche nei momenti difficili. Sì, soprattutto la fede ha sempre fatto parte della mia vita. Da quando sono nata, perché comunque sono nata in una famiglia credente, una famiglia normale e sono felice. Sono cresciuta in un ambiente molto circoscritto, con i miei genitori, ma i miei nonni,
i miei zii, siamo una famiglia molto numerosa, ma siamo anche una famiglia che è sempre unita, anche se non ci vediamo spesso. A volte non serve vedersi. A volte non è proprio, ecco, quegli amori che tu magari, ecco, non vedi mai, però quando anche le amicizie, no? Che come tu no? Non vedi mai, però se c'è l'amicizia vera, anche se li vedi dopo anni. C'è stato un momento dove la fede l'ha fatta da padrona, se non erro, no? Nel tuo percorso di vita, se ti va di parlarne, però mi permetto, sì, perché hai fatto un'intervista anche a TV 2000 dove hai avuto un incidente di percorso a livello proprio di salute. Sì, quelle cose che ti capitano quando meno te l'aspetti. Stavo in tournée con Patrizio Oliva, nello spettacolo Due ore all'alba. Uh-huh. E stavamo provando perché dovevamo andare quasi in scena, eravamo prossimi al debutto. Improvvisamente iniziò ad accusare un dolore alla parte sinistra della testa. Io, che non ho mai sofferto di mal di testa, chiaramente mi sembrava molto strano, no? Allora, chiaramente, quando lo dici alle persone che hai intorno, dici, vabbè, non ti fissare, sarà una cavolata, così. Però in quel periodo stavo prendendo un antibiotico da un paio di giorni perché avevo una tracheite. Sai, noi cantanti, attori, quando abbiamo la tracheite dobbiamo risolvere, certo, subito. Ed era il mese di agosto. E niente, un giorno dopo mi succede che mi prendo una cosa al bar, mentre sono al bar svengo. Poi mi rianimano, quando mi rialzo vedevo il mondo al contrario, sembra strano, ma mi fa strano ancora oggi raccontarlo. E praticamente la terra su e il cielo giù. Non mi credevano perché chiaramente se lo racconti andai in ospedale. Magari dicono sempre l'ansia, non ti preoccupare. Sì, l'ansia, il caldo, la cefalea. Dico, guarda, io non ho mai sofferto di cefalea. Comunque, in ospedale non mi volevano fare nemmeno una TAC. Io insisto, mi fanno la TAC, però le cose più piccole nella TAC non si notano. Mm-hmm. E quindi esce negativa, fortunatamente. Torno a casa, per fartela breve. Io continuo a stare male, ma continuo ad accusare sempre dolori più forti alla testa. Vado da un neurologo molto famoso a Napoli, a quale mi dice, guarda, devi rifare, facciamo una risonanza, perché la risonanza va più a fondo. Faccio la risonanza e si intravede uno scompenso. Praticamente, a causa di questo antibiotico, mi aveva provocato uno scompenso ischemico. E quindi la mia vita in due giorni... Ti crolla un po' il mondo, no? Mi crolla tutto addosso e cambia totalmente, perché non volevo più fare lo spettacolo. Era iniziato a subentrare la parte emotiva, oltre quella fisica del dolore fisico, anche la parte psicologica, mm-hmm, psicosomatica. Quindi non so qui a raccontarti, insomma, un po' di depressione, ma da questa notizia che avevi avuto. Da questa notizia. E anche chiamo Patrizio, dico, guarda Patrizio, devi trovare una sostituzione perché io non me la sento più di fare lo spettacolo. E lui mi dice, vabbè, non la vuoi fare più lo spettacolo, però calcola che c'hai sulla coscienza a due di noi, perché noi nello spettacolo eravamo in tre. E dico, perché, scusami? Fa, no, perché se non lo fai tu lo spettacolo non lo facciamo nemmeno noi, perché poi io ero la protagonista femminile e lui, avendo provato con me molto tempo, chiaramente aveva una chimia particolare, no? E io faccio, guarda, ma ho paura. E devo dirti che lui mi è stato molto vicino perché... siccome lui è uno sportivo, ti ha incoraggiato, ti è molto rigoroso. Mm. La mattina mi svegliava quando eravamo in tournée, mi portava a correre, mi faceva fare palestra, vedi, mi faceva sfogare vicino al sacco, insomma tutte queste cose che ti portano ad andare avanti, ad affrontare. Poi ripeto, io sono molto credente, come dicevamo prima, inizio a pregare molto, e Sant'Anna, perché mia mamma mi diceva che quando ero piccola
ebbi un problema durante il parto, lei ebbe un problema e quindi io sono nata... Per intercessione. No, di Sant'Anna. Sì, diciamolo. È bello credere a tutto ciò. E lei pregò a Sant'Anna. Io chiaramente ho fatto la stessa cosa. Dopo alcuni mesi vado a ripetere la risonanza e questo scompenso ischemico non c'era ecco, più. Vedi? Quindi fa sempre bene affidarsi. Anch'io sono molto credente come te. Ho un filmato. Ho un filmato e cade a fagiolo. Ti faccio vedere chi ha da dirti qualcosa. Non si sente bene, è stato girato prima della zona rossa, quindi lo tranquillizziamo chi ci segue da casa, perché tu dovevi essere qui già 2 settimane fa, sì, ma sì. Purtroppo non abbiamo potuto. Guardiamo, guardiamo. Cara Anna, non potevo mancare io in questo video messaggio. D'altronde, io comunque artisticamente faccio parte della tua vita. Ti ricordi? Abbiamo giocato in Italia, in Spagna, a Roma, a Liceo, Milano, a Nuoro, mi ricordo che abbiamo fatto 1000 spettatori, siamo stati a Torino, quindi abbiamo portato in giro uno spettacolo che è stato molto bello. Ma è stato bello soprattutto perché è nata una grandissima amicizia tra me e te, ci siamo divertiti, abbiamo riso, ci siamo pure cazzati, ci siamo avvicinati, ma questo fa parte anche del lavoro, ci sta molto il lavoro. Però devo dire che è stata una bellissima esperienza con te. Però vedi, le cose poi vanno sempre avanti, nella vita uno ci si migliora, tu stai facendo ancora una splendida carriera anche come cantante, e oltre a essere l'artista si fa una bravissima cantante, quindi secondo me facendo cose belle, sono gli ultimi tuoi due singoli, l'ultimo Bye Bye, e io sto continuando nel mondo del teatro, sto portando in giro uno spettacolo da Tizio verso il Soliva, e a febbraio dovrei fare una cosa molto bella da Gianfranco Gallo, un testo di Harold Pinter, quindi diciamo che visto la nostra amicizia ci ha portato bene a tutte e due. Tu stai facendo cose belle nella musica e continuo a fare anche il teatro, io sto facendo cose belle nella vita, quindi ci tenevo veramente, devo dire, l'amicizia tra me e te, tuo marito Diego, siamo proprio fratelli amici, ci tenevo pure io a darti un mio saluto, un in bocca al lupo e dirti ciao, no, ma che ciao, lo devo dire come il tuo ultimo singolo, bye bye Anna. Ed eccolo Patrizio, cioè. Vedi? È una bella amicizia? Sì, quelle persone che non ne puoi fare a meno, perché lui diceva, litigava con me perché diceva che non mi dovevo abbattere, proprio per quella cosa che ti ho raccontato prima, e dovevo farmi forza e dovevo prendere il mio lavoro come sprono per andare avanti. Assolutamente sì. Quindi queste sono state le nostre litigate. Ecco, litigate belle, tutto sommato. Sì. C'è un'altra parola, vero? Poi dopo parliamo di Bye Bye, che ce la fai anche ascoltare. Incontri, Patrizio sicuramente è stato un bell'incontro, ma c'è un incontro che ti ha cambiato la vita? Diciamo un incontro che mi ha cambiato la vita, ancora non l'ho incontrato. Parli artisticamente? Ma come vuoi. No, artisticamente ancora non l'ho incontrato, però sicuramente incontri piacevoli sono stati lavorativamente con Patrizio Oliva, con Gianfranco Gallo e Massimiliano, perché sono stati coloro che mi hanno portata a teatro per la prima volta e avevo solamente 16 anni. E quello sicuramente, con Gigi Marzullo, perché è una persona che stimo molto e so che stima molto anche me, però incontri che mi hanno cambiato la vita, no. E allora ti auguro di averne uno al più presto. Beh, ognuno cerca. Io so che tu porti fortuna, mi hanno detto. ma guarda, non è un caso, ma pare di sì. Ma ce n'è stata un'altra che abbiamo visto. Sì, è capitato spesso di portare. Poi nella vita, chiaramente, nella parte della nostra vita ci sono tanti incontri, no? Gli amici particolari, le passioni, gli amori.
Sì, ho avuto grandi incontri. Sei una, in donna, amore, sì. Sei una donna appagata, tutto sommato, sì. No? Nel senso sì. che serenamente vivi il tuo matrimonio, il lavoro va bene, quindi è bello comunicare anche positività alle persone. Ti faccio vedere una foto perché so che tu ci tieni tanto a questa foto. Eccola, perché parlavi di famiglia unita. Lui è? È mio nonno. È tuo nonno. E tu scrivi un post dove dico, dici... Dico ancora è, perché... Non smetterà mai di esserlo. No. E poi tra un po'... Domani? Dopo il 23. Domani è il suo anniversario, insomma, della... Sono 18 anni che non c'è più. E sai, magari chi ti ascolta può dire, vabbè, ma tanto era tuo nonno. Per me invece è stato una guida spirituale, di vita, ma anche artistica. Ti accompagnava in accademia, so. Sì, perché io abitavo ad Aversa. E quando ho iniziato a studiare ero minorenne, avevo 12 anni e quindi mia mamma e mio padre, giovanissimi, però lavoravano e non mi potevano sempre accompagnare. E lui si è sempre dato molto nel mio viaggio, perché secondo me ognuno di noi affronta un viaggio lunghissimo. Ed è molto bello in questo periodo dove si parla spesso di nonni, sì. di dare proprio di quanto sono importanti. Poi hai preso proprio questa foto. Sì, questa foto perché c'è un post dove tu dici c'è un mondo intorno a me, ma tu appartenevi, appartieni a quella parte più importante, il mio cuore, ovunque tu sia non ti dimenticherò mai. È nel tuo cuore tanto. Sì, però mi manca ancora oggi, perché forse tante cose, se ci fosse stato lui, sarebbero state un po' diverse. Però sono stata fortunata perché l'ho avuto fino a 19 anni e quindi mi ha... Quindi è riuscito anche a vedere, insomma, i tuoi primi passi. Sì, lui ha visto... Purtroppo non ha visto la... Lui è morto prima della prima, con Gianfranco Gallo, sì, qualche mese prima, forse qualche giorno prima addirittura. E mi ricordo che quando... stavo in teatro, io lo vedevo, sarà insomma no, probabilmente sarà stato il mio inconscio, però lo vedevo e Gianfranco mi disse non ti preoccupare perché sta sempre con te. Poi io ero piccolissima, cioè, quindi alla prima l'hai dedicata a lui, la prima, sì, al Teatro Trianon di Napoli. Speriamo di... Ne approfitto di tuo nonno. Poi qui avevo un anno io, eh sì, hai fatto un anno lì. Gentini. Che bella. Speriamo di ritornare presto anche a teatro, Anna. Certo. Ti manca? Molto, molto, molto. Concludiamo l'intervista con questa frase. Noi lasciamo spazio a te, le parole che... Se c'è una parola che, insomma, non è mai detto a qualcuno, un pensiero, un qualcosa, ecco, le parole che non ti ho detto. C'è una parola... Sì, ma anche più di una. Soprattutto la mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie per essere entrato nella mia vita. E quella cosa che sempre dico è che fate, vivete e amate sempre incondizionatamente. Perché quando non si fanno più le cose incondizionatamente vuol dire che c'è interesse, non c'è più amore. Bello, molto bello. Belle anche le due frasi che hai detto a qualcuno a cui è indirizzato, possiamo immaginare chi. Ed è bello, perché poi quando, ecco, da uomo sentire delle frasi del genere ci riempie anche di responsabilità, no? Quindi è bello, vuol dire che sei sicura di te, di quello che dici. Bye bye. Bye bye. Voltiamo pagina, tra le altre cose mercoledì è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e tu in Bye Bye racconti anche un po', racconti gli amori tossici al di là della melodia, sì, melodia, sì. Perché è quasi una ballata, no? una canzone, sì, che sprigiona allegria,
Racconta. Ma in realtà è stato fatto apposta perché per far arrivare un messaggio in maniera leggero, no? Perché a volte quando li fa arrivare in maniera troppo pesante non vengono neanche colti. Bye Bye nasce nell'estate scorsa perché un mio amico omosessuale mi racconta di una sua storia che lo stava travolgendo e non lo stava facendo vivere, perché chiaramente l'altra persona era narcisista, pensava solo a se stesso, lo faceva sempre trovare in difetto, faceva sempre in modo che la colpa ricadesse su di lui. Non diceva mai è stata colpa mia, oppure scusami, oppure oggi è così, domani è così, no. È perché mi raccontava che quest'uomo aveva una famiglia. Quindi io ho detto guarda, la prima, la seconda, la terza, poi digli bye bye, cioè proprio ciao ciao. Ecco. E nasce questo slang, questo modo di dire. Poi mi incontro in sala con Massimo D'Ambra, che è il mio producer musicale, insieme a Vincenzo Bless, che è anche lui un rapper, però è un, secondo me è un autore bravissimo, uno scrittore bravissimo. Ci incontriamo insieme un pomeriggio e iniziamo a parlare un po' del più del meno. Io e Massimo ci conosciamo da molti anni. Io avevo 17 anni quando ho conosciuto Massimo, quindi abbiamo fatto un percorso anche di vita artistico insieme, no? Poi ci siamo ritrovati e con il primo singolo, Come Pioggia, lui mi ha prodotto il primo singolo. Poi Bye Bye, ci siamo incontrati. Tra altre cose, Come Pioggia rappresenta l'Italia nel... ma lo sai questo? No. Ah, te lo dico io? Eh sì, il tuo brano, Come Pioggia, rappresenterà l'Italia nel concorso internazionale Corti Sonati. Ah, Corti Sonanti. Sonanti. Sì, ecco, sì. Ma sì. Veramente non la sapevi questa cosa? No, la sapevo, ma non avevo capito il festival, perché... Sì, quindi sì. E dopo in chiusura sentiamo anche quella, te lo volevo dire. Ah, complimenti, grazie, auguri. Grazie. Corti Sonanti. Sì. È nata così per caso questa cosa, mi hanno detto di va di farlo e poi mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda che rappresenti l'Italia, ecco, in un progetto internazionale. E anche questa per è una Corti cosa Sonanti, bella. Quindi, perché poi Come Pioggia parla della mia storia, sì. Perché tutti inizialmente pensavano che fosse una storia d'amore, invece no, in realtà tua. Parla della mia storia, del mio dolore fisico che mi ha attraversato in quel periodo. Io ti interrompo un attimo perché ho da mandare la pubblicità, perché è taffativa, okay. Poi rientriamoci, finisci di raccontare Babà e così la sentiamo anche. Ok, con piacere. A tra pochissimo. E rieccoci, ci parlavi di Bye Bye prima di ascoltarla, sì. quindi niente, Bye Bye parla di dire no agli amori tossici, ma sì all'amore vero, e liberiamoci dalle cose che ci fanno stare male. Vero, ne parlavamo prima perché ci siamo occupati di la violenza di per sé sulle donne, su ecco un rapporto omosessuale, perché la tua canzone parte da quello, liberi da ogni tipo di violenza. Ma in realtà... Meglio soffrire che entrare in un meccanismo da cui... Meglio insomma... soffrire che entrare in un meccanismo dove tu poi non ne puoi uscire, perché è difficile dire basta. In questo caso c'è anche un rapporto con le donne che comunque sono vittime di violenza, ma anche gli uomini a volte sono vittime di violenza. E quindi molte volte le donne che parlo, perché molti mi hanno scritto sui social, anche le donne che comunque vivono in casa una situazione non proprio bella, mi dicevano che per loro è difficile dire basta, perché o hanno un problema economico oppure psicologicamente l'hanno così tanto plagiate, che loro quando la persona poi dice vabbè non lo faccio più, non lo faccio più, loro ricadono nella croce cosa rossina. Della croce rossina. Anna Capazzo, Bye Bye, prego. Grazie. Lasci sola, è inutile parlare e parlare ancora. Se esiste una cosa che mi rincuora è che è. Io non ho mai saputo dirti addio. Pensavo sai, se tu per me dimmi che male c'è. Io non ho mai
invece tu pensavi fossi una di tante, allora non scrivermi più, più, più. Pensa quello che vuoi, non funzionerà tra noi e la colpa ce l'hai tu, ce l'hai tu, tu. Pensavi solo a te. Io non ho mai saputo dirti addio. Grazie Anna, grazie per questo incontro, ti ridò la tua rosa. Grazie a te. Qui. Ne approfitto perché lancio ancora una volta la slide, vieni, resta con me, per il Fondo Solidale Mai Più Sola, istituito dal Centro Daphne e dall'Associazione Salute Donna, soprattutto dall'Associazione Salute Donna. Questo è l'IBAN, anche un euro può dare una mano alle donne che sono rimaste sole perché hanno deciso di denunciare i loro... Mi raccomando, fatelo. Fatelo, anche solamente un euro. Grazie Anna per essere stata qui con me. Io saluto il mio pubblico con un'altra tua canzone. Vediamo il videoclip di Come pioggia. Grazie. E ti ringrazio per essere stata qui con me. Buona domenica a tutti. Ci vediamo domenica prossima, grazie. Sta lontano da me. Sta lontano da me. Lontano dai miei occhi. Sta lontano da me, sta lontano da me, lontano dai miei giorni. Quando cala la notte li vedi, dal buio sorgono i pensieri. Io lo so che sono più forte, sì lo so che sono più forte di te. Le abitudini sono ricordi.
Don't call.